Fai attenzione e ricordati di mandarci tante foto. Vogliamo sapere ogni dettaglio del tuo viaggio. Divertiti, sorellina, è una meritata vacanza la tua. Grazie, sorellina. A proposito, ho una sorpresa per te. Sei l'eletta per prenderti cura della mia stanza durante la mia assenza. Come? Io? E perché non la nonna Alma? La nonna ha molte cose da fare, bisogna aiutarla. Tra l'altro, sono sicura che sarai bravissima a prenderti cura del mio giardino. E un po' di contatto con la natura non ti farà male. Sicura? Ma certo! Ricorda solo che le petunie si annaffiano all'alba, le orchidee con poca acqua, mi raccomando. Gigli ogni 2 giorni e le ortensie con il diffusore speciale che ti ha lasciato sul tavolo. Come? Aspetta, che meglio me lo segno. Ehi, è facilissimo! Mi fido della tua testolina. Ci vediamo tra una settimana. Spero che tutto rimanga com'è al ritorno di Isabella. Quei fiori sono parte di lei. E certo, nonnina. Ai, che settimana impegnativa che mi aspetta. La 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 la. Petunie! Quanta acqua dovevo darvi, petunie? Ai, sembra che stiate perdendo acqua. Perfetto. Alla fine curare le piante si è rivelato molto più facile del previsto. Buonanotte, piantine! Piantine! Come state, fiorellini? Oh no, 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 no! No, 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 non sta succedendo davvero! No, 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 no! Perché? Tutto bene? Ho sentito delle urla! Ah, sì, stavo cantando alle piante di Isabella! Tra un attimo ho finito! Oh! Va bene, sono più tranquilla! Per un attimo mi sono spaventata! Oh, ho bisogno di aiuto! Spero che Iris ne capisca di fiori più di me! Buongiorno, Mirabel, come stai? Ah, Iris, aiuto! Ho bisogno che tu venga ad aiutarmi! Mi sta venendo un mancamento! Come? Tranquilla, Mirabel! Fai un respiro profondo e raccontami tutto! Isabella! Vacanze! Fiori! Ah, non ci credo! Tranquilla! Sono sicura che con i mi piace dei bambini riusciremo a cavarcela! Arrivo in un batter d'occhio! Con i rinforzi! Splendido! Grazie mille! Oh no! Isabella mi sta videochiamando! Ehi, che macchinone, Iris! Hai visto? Ivy me lo presta ogni volta che mi serve! È pazzesca! Wow! Quella è la casa di Mirabel! Che bella! Ai, finalmente! Grazie di essere qui! Non ti preoccupare, ma sono un po' confusa. Cos'è successo? Ieri notte ho lasciato tutto questo pieno di colori e profumi. E stamattina mi è venuto quasi un infarto quando ho visto la stanza. Non so se sia stata l'acqua, la ventilazione, Isabella mi ucciderà! Vi prego, ditemi che sapete curare le piante! Tranquilla, Mirabel, ho portato qualche libro di giardinaggio che avevo in casa. Ma non ti mentirò, c'è molto lavoro da fare. Non fatevi prendere dal panico. Se i bambini si iscrivono al canale, sono sicura che otterremo l'energia sufficiente. Sì! La cattiva notizia è che Isabella torna tra 3 giorni. È più che sufficiente! Al lavoro!
Credo che questa sia una gardenia. Mirabel, guarda nel libro. Qui c'è scritto che la terra deve essere sempre umida e che deve stare al riparo. Va bene, questa piccolina la spostiamo e le diamo una bella annaffiata. La terra non è troppo secca, si riprenderà, vedrai. Oh no, Erino, usavela! Adesso non può vedere la stanza o le verrà una sincope. La richiamo dopo. Come sta andando, ragazzi? Ho bisogno di un po' di aiuto per continuare a potare. Credo dovremo annaffiare la stanza dalla testa ai piedi. Relax, facciamo un po' alla volta. Arriviamo, Marco! Finiamo di mettere lo spray alle vitamine e arriviamo! Come pesa! Oh, sì, troppo! Ehi, Camilla! Sei rimasta come un tronco! Marco, hai una carriera da comico! Oh, ragazzi, meno male che siete venuti. Se non fosse stato per voi... Gli amici ci sono sempre al momento del bisogno. Buon detto, Camilla! Mirabel, perché non prendi un idrante? Così possiamo annaffiare tutto in un lampo. Va bene, credo di averne una nel giardino d'ingresso. Spero di non incrociare la nonna per strada. Se vede tutto questo mi fa a pezzi. Credete che tutto questo sarà finito all'arrivo di Isabella? Boh, stiamo seguendo il libro di botanica alla lettera, ma... Ragazzi, non fatevi prendere dallo sconforto. Mirabel non può vederci così. E sono sicura che i bambini ci aiuteranno. L'ho trovata! Splendido! Ma prima ci manca ancora qualche ritocco. Su, ragazze, continuiamo a lavorare in squadra. Quanto lavoro che c'è dietro a questo giardino! Sì, sembrava più facile. Oh, sono sfinita! Stanotte dormirò come un ghiro! Su, io penso ad annaffiare! Volete fare una doccia, ragazze? Arriva l'acqua! Grazie dell'aiuto, ragazzi! Ma... e adesso cosa bisogna fare? Bene, ora Mirabel, bisogna aspettare che il nostro lavoro faccia effetto, capisci? Non toccare niente per qualche giorno. Ma per quanto tempo? Isabella torna tra 3 giorni? 3 giorni! Tranquilla, Mirabel. Ogni sforzo ha la sua ricompensa, devi solo avere pazienza. Da quello che dice il libro, 3 giorni dovrebbero bastare. Oh... non so se ho abbastanza valeriana. Allora, famiglia! Come state? Che bello che tu sia tornata, Isabella! Oh, che voglia di lasciare la valigia nella mia stanza. Ma come mai tanta fretta? Perché non ci beviamo una limonata prima? E ci racconti del viaggio? Datemi 5 minuti. Aspetta! Ma insomma, cos'è questo? Aspetta, posso spiegare? Che meraviglia, Maribel! Che lavorone! Ti confesso che ero un po' preoccupata, lo sai? Visto che non mi rispondevi mai alle videochiamate, ho pensato al peggio. Sì? Insomma, sì! Sono contenta che ti piaccia. Sembra che tu abbia un'inclinazione alla cura dei fiori. Sì, sembra proprio di sì.